Salve a tutti ragazzi, ancora una volta bentornati sul canale di Leon Trip e bentornati in un nuovo episodio di Satisfactory. Mamma mia ragazzi, siamo ancora qua con Satisfactory per continuare la nostra avventura. È una figatissima ragazzi questa specie di cam, così che vedete la maglietta verde, questa tutta trasparenza, però basta, perché adesso la togliamo. Eh no, la rimettiamo normale. Ok, ecco, così almeno sembro umano e non una specie di fantasma così. Va bene, allora ragazzi, vedete come come vedete subito dalle primissimi minuti di video, qui ragazzi in base c'è una stazione del treno, e questo treno ragazzi, come potete vedere, ha ben 3 vagoni. Adesso vi faccio vedere ragazzi che cosa ho fatto, perché se vi ricordate l'ultima volta siamo andati là sopra e cercavamo insomma di produrre dell'alluminio. Quindi ragazzi, qua in base ho messo la stazione che mi andrà praticamente a scaricare l'alluminio. Adesso vi faccio vedere comunque la tratta ferroviaria che ho fatto. Allora, questo treno parte dalla stazione, ok? Parte dalla stazione, si schianta dai nastri, però i treni su Satisfactory possono passare attraverso a tutto, anche sottoterra praticamente, se il binario ci va. Quindi non c'è problema. Siamo per di qua. Ho fatto questa tratta qua, ragazzi. Non sono riuscito a capire perché. Vedete, ho fatto questo ondeggiamento di linea ferroviaria. E l'altra, quella di fianco, sono riuscito a farla completamente dritta. Questa invece non mi è venuta dritta, ma in nessun caso. Quindi non lo so. Non ho capito perché non sono riuscito a farla drittissima. Ragazzi, il treno arriva qui. Io gli ho ridato un po' più di frenata sti cacchio di locomotive, però capito che devo frenare prima, è un treno insomma abbastanza pesante, però diciamo, vediamo un po'. Il treno, come dicevo ragazzi, si ferma qui e qui ragazzi caricherà, adesso vi faccio vedere, queste tanicozze qua vuote, vedete, eccole qua, e dall'altro lato caricherà che non arriva, vabbè, poi ci penseremo. Comunque è il coche di petrolio, insomma. Probabilmente non lo sta producendo perché andiamo a vedere. Comunque qua ragazzi deve caricare il coche di petrolio. Adesso facciamo presto a vedere perché non lo carica, ma naggia la trota. Allora, comunque lì vedrete che lo deve caricare, eh. Allora, cosa stiamo facendo qua? Niente. Qua. Qua stiamo facendo questo. Perché manca l'olio pesante? Perché manca l'olio pesante? Manca l'olio pesante perché? Perché qua, ragazzi, siamo pieni di gomma e non so che farmene di sta gomma, praticamente. Va bene. Qua è pieno di gomma. Ah, perché non gli serve al treno, ragazzi, tutta sta gomma adesso. E organizzerei anche una specie di trituratore, in modo che mi sia sempre efficiente sto coso. Per il momento ragazzi lo facciamo qua. Vediamo se riusciamo a farlo. Aspettate un attimo, va, che intanto proviamo a vedere se sto trituratore riusciamo a farlo e cominciamo a tritare un po' di gomma, almeno le togliamo un po' dalle palle. Eccolo qua. Ok, poi qua ci mettiamo un bel separatore di nastri. Yes, separatore di nastri. Vabbè, anche se non è drittissimo io me ne frego e strafrego. E più o meno è qua vicino alla riga, quindi bah sì, dai, mettilo così. Qua ci andiamo a mettere un nastro trasportatore, non mi importa che sia tanto veloce, però altri sono sufficienti. E allora mettimi l'altro, se ne frega. Ok, anche più veloce. Bene. Ah, tra l'altro è dritto quasi anche, insomma. Non proprio. Lo andiamo a collegare alla corrente elettrica. Se trovo un palo della corrente elettrica qua vicino, massimo glielo creo. Se non dovesse esserci. Eccolo qua. Ok. Ma così almeno comincia, vedete, l'olio pesante. E il nostro cocchè di petrolio viene prodotto. Perfetto, ora torniamo a lava. Sì. Sì. No, ragazzi, anche perché purtroppo non è facile, insomma. Ci ho messo un botto di tempo a costruire questa linea ferroviaria. Non, praticamente quasi una giornata intera, eh. A parte che è venuta fuori una cosa tipo mastodontica. Vabbè, save complete, grazie.
Dicevo, sono nella versione experimental perché, ragazzi, da quello che ho capito, sono stati fatti degli aggiornamenti o delle patch che però sono solo nella versione experimental. Adesso andiamo a vedere che cacchio. Comunque qua, ragazzi, adesso caricherà la cocchia di petrolio. Pian piano, insomma, arriverà. Allora, vi faccio vedere anche magari mettendo il treno in posizione. Vabbè, comunque ci sono i due vagoni, no? Allora, qui ragazzi, nell'ultimo vagone verrà caricato la cocchia di petrolio. Vedete, infatti c'è. Qui nel secondo, insomma, nel vagone centrale verrà caricato queste tanicozze. Mentre in questo qua è vuoto. Potete vedere. No, faccio prima farvi vedere. Ragazzi, con il treno già in posizione. Allora, aspettate un attimo. No, perché sennò non si capisce quello il fatto. Io voglio che sia chiaro questo concetto, anche perché ho messo un botto di tempo a costruirla sta linea, quindi magari. Ok. Noi lo fermiamo qua alla stazione adesso il treno. Eccoci qua. Fermalo, fermalo. Va bene, anche se non è drittissimo, non importa. Allora, questa è la nostra locomotiva, vedete. Qua vedete che ci sono i due carichi di due montacarichi. Uno caricherà in questo vagone e l'altro caricherà in quest'altro vagone. Come potete vedere, in mezzo non c'è. C'è una roba vuota, insomma. Com'è che si chiama questa qua vuota? Si chiama, ragazzi, piattaforma vuota. Semplicemente. Ok, quindi qua caricheranno questi due materiali. Adesso andremo avanti. E qui vedrete, ragazzi, il casino che c'è. Dopo di questa stazione vedrete il casino che c'è. Tratta ferroviaria, ragazzi, per l'alluminio. Che è anche qua, vedete, non è mai venuto proprio drittissimo. È più dritto dell'altro, però, questo qua è. Però vedete che non è sempre dritto, va un po' di ondeggiamento. L'importante è che non ci venga da vomitare. Comunque, ok. Guardate qua, tac, il treno passa per di qua, va giù qua e pam! Una salita pazzesca. Guardate qua, mamma mia. Allora, ragazzi, un'altra cosa che vi voglio dire in questo video è quando fate. Se fate anche voi queste cose qua con le rampe per far salire il treno, non fate le rampe che vanno su a 45 gradi praticamente, no? Quelle più grandi di tutte. Credo che siano le 4x4, una roba così. Adesso vi faccio vedere comunque dal menu. Fate almeno quelle di mezzo, cioè le due. Quelle che. Adesso andiamo a vedere, ragazzi, che non mi ricordo bene. Allora, le rampe che dovete fare sono queste. Allora, tac. Qui. 8. Eccola qua. Allora, la 8x4 no, ragazzi, perché dice che il binario è troppo ripido. Non potete costruirlo su questa rampa. Qua invece sì, sulla 8x2. Qua non è ripido. E qua si può costruire sul binario, quindi potete salire col treno. Qua, ragazzi, potete farlo in scioltezza, però qua viene fuori una roba iperlunga, non ve lo consiglio, insomma, usate quella centrale. In questo step, ragazzi, eccolo qua. Andiamo proprio fino alla stazione. Vediamo se riusciamo a caricarlo, a fare un carico manuale. Allora, eccoci qua. Fermiamo. Allora, per caricare in manuale, ragazzi, il treno si preme la C. Scusate, la V. La V. E vabbè, dice che è impossibile attraccarlo. Perché è fuori dalla stazione. Ah, beh, perché forse sono troppo avanti. Vabbè, dovrete essere precisi però, vediamo. Eccolo qua. Ok. Io pensavo che non fosse possibile caricare e scaricare il treno in manuale. E invece è fattibile perché basta mettersi in posizione, ragazzi, sotto i montacarichi. Premere il tasto V e premere Dock. Ok. Quando avete premuto Dock. Poi. Ah, forse perché è carico? O non c'è roba qua? No, cambia le fermate. Ma l'ultima volta me lo faceva qua. Caricava in manuale facendo dock. Non siamo proprio precisi? Non lo so, ragazzi. Però mi pare che mi caricava in manuale. Vabbè. Niente. Andiamo così. Ok, comunque avete visto che Doc switcha tra le fermate, vabbè. Gaff mia, ok, no. Come non detto. Allora, ragazzi, qui scendiamo un attimo. Qui verrà caricato, che ancora ci devo fare la linea, grazie per il salvataggio.
la linea qui la devo ancora fare perché la volevo fare assieme. Comunque qua, ragazzi, scaricherà da questo vagone, quindi l'ultimo, cioè di qua, vedete qua, dovrebbe scaricare qua, ok? Verrà a scaricare il cocchè di petrolio. Qua nel centrale scaricherà le taniche, adesso vi faccio vedere cosa servono. E qua, in questo vagone qui, diciamo il primo, attaccato alla locomotiva, non scaricherà, ma caricherà l'alluminio che stiamo producendo. Quindi, però, perché? Perché per fare l'alluminio, ragazzi, serve la cocchia di petrolio. Quindi, il treno dà la cocchia di petrolio a questa struttura. Ok? Da qui lo butta qua al cocchè, poi viene scaricato, poi, ragazzi, poi ci faremo il nastro che lo porteremo là. Comincerà a fare l'alluminio con il cocchè perché serve, ragazzi, e serve anche questo, poi vi faccio vedere. E l'alluminio lo caricherà nel primo vagone. Quindi scaricherà due e ne caricherà uno per portare l'alluminio in base. Questa è l'idea e sta anche funzionando, tra l'altro, perché la vedo molto fattibile come cosa. È già praticamente realizzata al 90%. Devo solo costruire questa linea qua ed è fatta. Allora, qui ragazzi, come potete vedere, cosa serve qua? Il cocchè di petrolio e ce lo porteremo. Però qua, in questa fabbrica qua, vedete, questa mi produce ste cacchio di acqua, giusto? Qua mi produce, con la soluzione di alluminio che stiamo facendo e il cocchè di petrolio, la soluzione dell'alluminio, ragazzi, la stiamo facendo con questa raffineria che praticamente mi carica la bauxite e l'acqua che ho portato su praticamente l'acqua, ok? Mi fa questa soluzione e la sto anche stivando qua. Non so se c'è. Sì, è pieno, ragazzi, tranquilli. Ok, e qui invece stiamo facendo i rottami d'alluminio. Però vedete che dalla soluzione d'alluminio e il cocchè di petrolio mi fa questi rottami di alluminio. Però mi produce anche dell'acqua. Acqua che io non so dove buttare. E quindi vi ricordate le taniche che sto caricando, cioè sto portando qua con il treno? Ok, praticamente andranno dentro queste taniche qua, in questo nastro qua. Qua c'è un tubo dell'acqua che scaricherà dalla nostra raffineria. E le voglio confezionare in acqua, diciamo in boccioni di acqua. Che sostanzialmente andranno in un trituratore ad essere distrutte. Sostanzialmente perché mi deve essere liberata l'acqua dalla rete, perché altrimenti lui non mi produce alluminio. E quindi ho trovato questa soluzione qua per fare l'alluminio, insomma, in maniera costante. Poi, ragazzi, adesso andremo a fare questa linea qua. Poi il treno, una volta che ha scaricato questi materiali e caricato là, tornerà in base e scaricherà l'alluminio. Poi comunque dopo, ragazzi, andremo a vedere. Intanto ci facciamo questa linea qui. Sì, ci potrebbe anche stare questa linea qua, no? Allora, andiamo a vedere qui. Allora, ragazzi, io purtroppo ho cambiato versione, sono passato dalla Early Access alla versione Experimental, quindi purtroppo, portate un attimo pazienza, ma, allora, vediamo un po' qui, possiamo fare così. Purtroppo, ragazzi, andiamo a fare un giro, dicevo, la barretta sotto è vuota, insomma, ancora, andiamo un po' qua, no, qua ci sta di brutto. Anche far così. La facciamo girare così. Ok. Però dove deve arrivare? Praticamente vicino al tubo. Vicino al tubo. Allora. Dobbiamo arrivare qua. No, vicino al tubo, non superare il tubo. Grazie. Tipo anche qua. Va bene. Qua più o meno in mezzo. Ok, no, cazzo, ho sbagliato, scusate. Momento. E facciamo così. Mettiamo green screen. Metti green screen. No, non funziona. Vabbè, vai. Vai. Cavolo. No, l'ho tolto il green screen. Allora, pa, 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 pa. Eh sì, perché c'ho la maglietta verde. Se no divento fantasma, no? Allora, che cavolo stavo facendo? Qua. Devo prendere sto nastro. Scusatemi, ragazzi, però. Allora, tac, qua, così. E piove di brutto nella realtà, insomma. Va bene. Ok, facciamo così e questo vediamo se riusciamo a farlo passare di qua. Ok. Facciamo.
a farlo lungo lungo. Io faccio amore lungo lungo. Oh, ragazzi. E vabbè, dritto però mi va praticamente sul tubo, porcaccia la miseria, così, va bene, dai. Non mi piace molto qua che vada sul tubo. Lo mettiamo, ragazzi, a terra. Dai, va. Che frega. Ok, quindi qua risaliamo un attimo. Aia, non basta. Vabbè, anche se è un po' spostato, vabbè, dai. Ok. Poi qua ragazzi ci saliamo, sempre se si riesce a salire. Però non così tanto, com'è? Deve essere circa qua o qua. Proviamo così. Vediamo ragazzi in caso, vediamo un po'. No, sì, così è abbastanza dritto. Vabbè, possiamo anche ta tranquillamente attaccarlo qua. Ok. E qui ragazzi andrà a caricare. Che cazzo è successo? Scusate, perché il nastro va al contrario? Il nastro va al contrario. Per qual motivo il nastro va al contrario? Ragazzo, ecco perché. Inga. Inga come ci piace. Però non è questo, ragazzi, è questo, cacchio. Vabbè, comunque abbiamo tutti i nostri pali. Vediamo, insomma. Allora, vabbè, no, non era questo, ragazzi, era questo, cacchio. Allora, tac. E tac. Andare anche tranquillamente qua. Poi tu vai tranquillamente qua. Però questo adesso me lo devi togliere. Questo me lo devi togliere. Questo me lo devi togliere. Scusatemi, ma. Erroraccio mio, erroraccio mio. Erroraccio mio. Qua c'è. Infatti qua c'è già tutto l'alluminio già sul nastro, cacchio. Oh, ho detto no, no, tranquillo, non mi sbaglio, sì, col cacchio. Vabbè. Andiamo di qua. E adesso, qua lo togliamo. Qua lo togliamo. Ok. Andiamo a prendere questo nastro. Come faccio a prendere gli oggetti anche se non ce l'ho selezionati sulla barra rapida? Ragazzi, basta premere la F per smantellare una semplice cosa, ok? Puntare la cosa che dovete smantellare e invece di premere il tasto sinistro del mouse premete la rotella centrale. Vi copia l'oggetto e potete piazzarlo, vedete? Eccolo qua, questo qua è il nostro palo, insomma. Tac. Non so se l'ho già detto e mi sto ripetendo, ragazzi, queste robe, ma. Perché non. Vabbè. No, me lo metto, fermi tutti. Ah, qua devo togliere questo. Ok, facciamo la stessa cosa di prima. Ok, riprendiamolo. Qua. Poi qua. E poi qua. Ultima cosa, questa. Ok. Fantastico. E ora lui li carica. Yes. Sta caricando. Tutto perfetto. Per il momento, e poi vediamo. Ok. Poi qui, ragazzi, deve uscire un nastro e un altro nastro. Quello centrale, in realtà, questo è quello più esterno. Lo facciamo di qua. Sì. Allora, andiamo a prendere il nostro nastro, facciamo sempre il nostro trucco. Tac. Qua esce e qua entra, giusto? Allora, qua in realtà non deve entrare, ma deve uscire. Ok, devo uscire. Come una cosa del genere. Ragazzi, fuori da me sta piovendo, che Dio la manda. Bene. Qua, così, diciamo parallelo all'altro. Ma ragazzi, viene fuori una bella cosa. Vediamo così. No, una minchiata. No, è troppo alto sto palo, aspetta. Eh no, cioè, aspetta. Cacchio. No, se dobbiamo fare le cose, ragazzi, le facciamo fatte bene. Insomma.
Questo qua. Così. Grazie per la salvatina. Là. Okay, perfetto. Perfetto, qua ci sono questi cosi. Viene dritta sta roba. No, vabbè, ma c'è posto, tranquilli. Ok. Due. No, adesso va bene, vedete. Sì, sono anche abbastanza dritti. E qua scendiamo, ragazzi. Andiamo sempre a terra. Che abbiamo già la guida qua. Ok. Tac. Poi un altro giù di qua. Tac, fin qua almeno. Parallelo all'altro. Ok. E questo cos'era? La tanica. La tanica deve andare fin là, va bene. Quindi la tanica. Adesso proviamo a farla salire qui. Così. E girarla così. Vediamo come viene. No, viene anche abbastanza bene, dai. Vediamo. No, si sormonta con l'altro pezzo. Maledizione. Cacchio, bastava un pelino più indietro questo. Guardate qua. Allora, per il momento facciamo un pelino più indietro. Poi mettiamoci il palo qua. Stazione energia logistica. Dov'è il palo? Questo. All... Ah, vabbè, anche se è un po' più indietro non fa niente. Ok. Poi, merda. Togli sta roba. Ok. Qua. Qua. Ok. Questi qua lo mettiamo dall'altro letto. Così. E allora. E così ci sta. Così ci sta. E questo qua. Allora. Lo portiamo qua. No, lo possiamo anche portare direttamente qua. Aspetta, questo cos'era? No, le taniche. No, no, non vanno portate lì le taniche. Aspettate, ragazzi, no. Non vanno portate lì, vanno portate qua. Sopra. Così. E qua, così. Ok, perché deve essere portata dall'altro lato, non da questo. Perfetto. Ok, ragazzi, ci siamo, ci siamo, ci siamo. E che facciamo qua? Facciamo una rampa così o facciamo una roba più morbida? No, dai, facciamo una roba più morbida, va. Una roba più morbida, tipo così, va. Così. E così. È un po' più morbida, perché sennò... Ok, guardate qua. Perfetto. Vengono giù da qua e adesso qui, ragazzi, mi caricherà per forza di cose queste queste tanicozze qua. Poi quando arriverà la cocchè di petrolio, ragazzi, qui mi produrrà acqua che verrà distrutta e quindi questa verrà liberata costantemente. Ottima cosa. Ora, ultima. Partiamo sempre dalla fine che mi oriento meglio, ragazzi. E andiamo a fare... Ultima linea. L'ultima linea sarebbe questa. Qua, come sempre, deve uscire, quindi prendiamo quello con le frecce. Lo portiamo qua. Così. Lo alziamo di 2. Dopo vedrete che non ci sarà bisogno. Ok. Qui lo facciamo anche dritto. Tac. Di 2. Qui, anche se è un po' più distante, non fa niente. Abbiamo proprio tutto il nostro spazio a disposizione. Sì. No, aspetta, cacchio. Mannaggia. Qui no, deve essere allineato con l'altro. Beh, allineato almeno per quello che... Cazzo. Ok, no, sì, va bene. Una e due. Quanto più possibile, insomma, ecco. Qui lo facciamo così, allineato con questo. Più dritto possibile, si spera. Ma sì, facciamolo anche qua, che se ne frega. E qua invece dobbiamo, ragazzi, abbassarci.
non facendo un palo così alto, ma facendo un palo di due. Ragazzi, ce lo andiamo già a mettere così almeno. Allora, no, non questo, il palo voglio. E per l'unica volta che mi serve, ragazzi, non ce l'ho in inventario. Lo so, me ne rendo conto. Allora, facciamo così, va. Andiamo a metterlo qua, uno e due, basta. E questo qua, ragazzi, possiamo tranquillamente farlo deviare, anche se non fa proprio la curva giusta giusta. Beh, dai, però non sta malissimo, no? Fa, taglia un po' qua in mezzo, ma cioè, vabbè, alla fine un nastro. E andiamo di qua. Qua. Andiamo qua di 2. Andiamo di 2. Qui andiamo così. Di 2. Là. E ci colleghiamo all'altro che avevo precedentemente messo. Perfetto, ora. Ora qui stiamo caricando cocche di petrolio. Petrolio. Qua stiamo facendo l'alluminio. Qua mi sta uscendo l'alluminio. Vabbè, c'è l'elevatore che lo porta su. Però eccolo là, vedete che sta andando. E qui mi sta buttando via acqua. Fantastico, mi sta buttando via acqua. Ok, devi buttare via più in fretta questa qua. Molto più in fretta, molto più in fretta l'acqua, grazie. Molto più in fretta. Che me la stai accumulando, cacchio. 80 al minuto, ne fa 90 al minuto. Se io glielo tolgo, quante ne fa, scusa? No, 60 al minuto. 60 al minuto, ne toglie 60 al minuto. No, allora dovrebbe essere 1-1 il rapporto. 60 al minuto, no, allora non ci metto niente, perché dovrebbe smaltirla in scioltezza. Qua la sta triturando. Track, track, perfetto. Abbiamo anche già un buono stampabile. Ok. E perfetto, ragazzi, qua però sta funzionando miracolosamente tutto. Ah, vedete il nostro cocchio di petrolio che è nero, adesso è notte, non si vede un granché. Però andiamo a vedere effettivamente se funziona proprio tutto tutto, eh. Allora, adesso andiamo con il nostro treno, andiamo indietro, facciamo un giro di prova. E poi, ragazzi, vedrete la super discesa che ho fatto per venire giù da qua. Ok, gli diciamo: tu carico, tengo che. Va bene, prossima fermata, metti il pilota automatico e vai. Vai, vai, vai. Vai su. Devi fermare qua però, eh. Devi fermare qua. No, non si ferma qua. Vabbè. Facciamoci un giro completo. Allora, intanto andiamo alla stazione che non deve scaricare niente, poi da là ripartirà e vediamo se tutto funge. Guardate qua, ragazzi, 180, 100, arriva a 200 sto coso, guarda qua. Comincia a frenare già da, appena arrivato a 200 però. Insomma, non ce la fa, non ce la fa a fermarsi in tempo. Va bene. Addio. Deve frenare un po' prima però sto coso, no? Io gli aumenterei però un po' la potenza frenante di sti cosi. Vabbè, ragazzi, non si vede niente perché qua nebbia come se non ci fosse un domani. Qua comincia a frenare, ma eccola qua, siamo usciti dalla nebbia. Là c'è la base. Ah, ho messo, vedete, i binari. Non so perché quando uscite dalla nebbia non vedete la nebbia dall'altra parte, ma vabbè. Li ho fatti passare in parallelo i binari, mi sembrava molto figo. Ok, e qua arriva la stazione. Carico tank e cocchè. Ho scritto cocchè così. Non so se è giusto, ma vabbè. Io me lo ricorderò, insomma. Ok, uno non carica, l'altro invece sì, andiamo a vedere perché. Uno non carica e l'altro sì, perché non carichi qua? Qua sei pieno. Vabbè, non posso vederlo perché sta caricando adesso. Vabbè. Comunque, uno l'ha caricato. Forse è pieno, ragazzi. Vediamo se lui scarica dall'altra parte. Potrebbe anche essere pieno l'altro per quello che non lo carica. Perché se ne carica uno deve caricare anche l'altro per forza, no? Io li ho impostati uguali. Quindi, ok, il carico è stato fatto. Ah, ma comunque il vagone è pieno, ragazzi, dai. Affrontiamo la nostra super salita. Che tra l'altro, ragazzi, ho visto che se siete già in salita il treno non va avanti. Cioè, non. Deve avere lo slancio. Ecco qua. Infatti, vedete che rallenta pian piano. Non ce la fa affrontare questa salita. Forse con meno vagoni sì. Però con tre.
Aumentava poco, infatti siamo 86, 85. Cala praticamente. Va perché ha già la spinta, no? Però e i motori spingono, quindi ce la fa ad affrontarla sta salita, però non è proprio un granché. 80, arriviamo quasi a 70, qua c'è un salitone, quindi ok, cominciamo a frenare. Qua stiamo già a posto. È molto bene. E qua adesso lui deve scaricare i due e caricare quello. Vediamo se lo fa. Ok. Intanto uno va a prendere per caricarlo e gli altri due li vanno a prendere per scaricarlo. Guarda, guarda che figata. Tac. Un po' tutto di notte, però sto gioco è bastardo. E deve fare la notte quando noi facciamo le verifiche. Guarda, guarda, guarda qua. E lì dentro c'è l'alluminio, ragazzi, che abbiamo prodotto. E i materiali per produrlo li abbiamo portati sempre con lo stesso treno. Quindi è una figata assurda. Ok. Treno completamente carico, adesso partiamo. Ok. Ah, io non sto comandando, sta facendo tutto lui. Come in automatico. Ok. Lo scarica. Qua c'è la super discesa che prende i 200. In realtà non credo che si faccia in tempo a fermarsi, ma. Oh, spero che si fermi tipo di botto quando. Comincia già a frenare qua a 170 adesso. Va bene. Vediamo se la fa fermarsi. 160, 150, 140, 120. Mamma mia, le scintille. Non ce la fa. No, ok, però hanno implementato il fatto che praticamente si blocchi. Meno male, perché. Se no gli dovete fare la forza frenante un po' più tosta, insomma, sto treno. Scaricherà solo questo e qua, ragazzi, ci sarà l'alluminio. Tac, adesso possiamo anche scendere da sto treno. E qui, ragazzi, c'è l'alluminio. Dove cazzo sono andato? Aspetta che mi sono perso. No, dall'altro lato, scusate. Aspetta, non partire adesso. Guarda che ci passa bellamente attraverso. Qua dentro c'è l'alluminio che non ha bellamente caricato. Com'è possibile che non l'abbia caricato l'alluminio? Io ho visto il container che scaricava. Houston. Abbiamo un problema. Allora. Devi andare a vedere quanto stiamo di video. Un po', ragazzi, un po' tanto, però. Proverò ad andare a fare un salto là a vedere se l'alluminio effettivamente c'è all'interno dei container. Okay. Mi viene un dubbio adesso. Qua non me la Aspetta! Ma non è che gli sto dicendo di caricare invece di scaricare? Aspetta un attimo. Magari qua non c'è corrente, può essere. Vedere. No, questa non è elettricità. Ecco perché non ha scaricato. Acchio. Ottimo lavoro, Leon. Dove cacchio la prendo adesso qua l'elettricità? Arcaccio 2. Dove è la corrente, please? Eccolo là, il palo. Va bene. Mettiamo uno qua. E qua lo prendiamo. E lo portiamo qua. Ok, ora è alimentato, vediamo se lo scarica. E gli devo dire di scaricare però, quindi scaricami la roba. Ok, adesso ci siamo, eh. Ok, ora aspettiamo ragazzi che arrivi il treno. Ok, ragazzi, il treno sta arrivando, aspetta un attimo. Oh, cazzo! Ok, sta arrivando, dicevo. Mai aspettare il treno sui binari. Quindi vediamo adesso se la scarica. Pam! Ok. Perfetto. Perché ne scarica due? Una voglio che ne scarichi. Cazzo, perché ce ne sono due che scaricano? Oh, cacchio. Ne ho messe due? No, una ne ho messa, scusami. Perché due? Ma no, ma mi hai scaricato le taniche, coglione!
Perché due? Io non ne voglio due, scusate che mi scarichino la roba. Che cazzo è successo qua? Piattaforma con binari integrati. Ma chi te l'ha detto? Qua voglio una piattaforma merci. Che mi scarichi di là. Qua non ci voglio sta piattaforma merci di merda. Toglila. Io ne voglio una. Che successo qua? Ok ragazzi, ho tolto, diciamo. Vediamo adesso quando arriva il treno. Dovrebbe arrivare adesso, momenti. Eccolo là. E vediamo un po' se adesso è fatta bene, perché avevo messo tipo due queste piattaforme qua di scarico, ma io voglio che mi scarichi solo il primo binario, quindi. Allora, ah, qua ci facciamo un nastrino, così almeno lo vediamo. Tac, logistica, vai il neonastro. Qua, così. Proprio. Lo scarichi adesso? Ok, adesso lo sta scaricando. Lo sta scaricando. Vediamo un attimo. Qua no. Solo per vedere. Sta scaricando. Lo mette al suo posto. Perfetto. Ritorna indietro. E sta scaricando. Oh, i nostri lingotti d'alluminio. Fantastico ragazzi, fantastico, ce l'abbiamo fatta anche questa volta. Ok, vabbè, qualche piccolo problema, insomma, in top. In questo gioco c'è sempre. Comunque io vi ringrazio e mi fermo qui. L'alluminio adesso ce l'abbiamo in base, possiamo farci quello che vogliamo. E vediamo un po' ragazzi qua, perché con questo alluminio potremmo organizzare qualcosa che ci faccia le lastre e poi potremmo finalmente andare avanti con le nostre ricerche. Per il momento vi saluto qui, ragazzi, grazie a tutti per essere stati con me, grazie per aver visto questo video, ricordatevi like, commenti, condivisioni qua sotto e ci vediamo alla prossima, per il momento è tutto, ciao ragazzi.